Every evening find me moaning. I'm alone and crying the blues. Siamo con Enzo Mari, parliamo di un suo progetto storico che è stato rivisitato e rieditato. Nel progetto di Mari, non rivisitato, rieditato, nel progetto di Mari l'invecchiamento del progetto, la senescenza è molto importante, è una delle caratteristiche principali. Quindi gli chiediamo subito che cosa vuol dire per lui rieditare un progetto, un suo progetto. Ma sin da quando ero giovanissimo, fin da quando avevo 20 anni, guardando gli oggetti prodotti per essere venduti dai negozi, mi sono subito reso conto del dominio della merce e come la merce vanifichi completamente qualsiasi forma di trasformazione ipotizzabile, qualsiasi forma di intelligenza. Quando l'ingegner Gabbianelli mi chiese di fare un progetto, lui aveva già una collezione di piastrelle e mi chiese di fare dei disegni. Io ho detto, ma io non ho voglia di fare dei disegni. Devo fare una prima affermazione. Il materiale ceramico è uno dei materiali più resistenti al mondo. Tutti i nostri musei archeologici. Anche lo shuttle ha una parte di ceramica per rientrare nell'atmosfera. Sì, ha delle caratteristiche tali per cui fra 20.000 anni, quando non esisterà più un grattacielo di ferro o di calcestruzzo, perché era distrutto dal tempo, esisteranno delle piastrelle o dei piattini di ceramica. Rispetto alla materia, usare una materia eterna per farla passare di moda mi sembra che sia una scelta demenziale. Poi parlo di una casa. Allora dico quello che secondo me sono i colori più giusti di una casa. I colori più giusti di una casa sono un beige chiaro. Poi si può discutere di quale piccola sfumatura. Perché dico un beige chiaro? Perché mi consente di avere delle cose bianche, delle cose nere. Pensare di impiastricciare tutto con un disegno fatto in 3 minuti che segue la decorazione. Ma la decorazione è la reiterazione di un valore, se pensiamo alle reiterazioni antiche, primitive, è la ripetizione di un segno significativo. E per questo che allora nasce serie elementare e traccia. No, allora nel momento in cui rifiuto, e l'ingegner Gabbianelli insiste, la traccia è stata di qualche anno dopo, insiste, io ho detto va bene, ti faccio, sapendo anche alcuni problemi della distribuzione, perché un conto è produrre gli oggetti, poi il problema vero è nei luoghi in cui si vendono, decido di fare una piastrella a puntini e orighini. Adesso, oggi, nella demenza totale, dove la cultura è il computer e non la conoscenza vera dei materiali, dire vai, facilissimo il computer, io l'ho fatto tutto a mano. Faccio una sorta di mattoni, lascio ai singoli architetti la possibilità di scegliere in quella configurazione se vogliono un colore più scuro, un colore più chiaro, che vogliono. E i mattoni sono fatti in modo tale da articolare il disegno. Bene, la cosa ha avuto successo, è uno dei progetti che ha avuto più successo commerciale di quello che ho fatto. Perché rieditare traccia, visto che questo progetto serie elementare era così strutturato? Pensa che sia oggi più attuale? Il progetto traccia l'ho realizzato
4 anni dopo. Non sono stato io a proporre le piastrelle a rilievo, in quegli anni era apparsa una moda delle piastrelle a rilievo. Qui in mostra sono presenti solo alcuni esempi, alcune di quelle piastrelle, come quella specie di colonna, quella piastrella con un quadro rilevate, sono entrate effettivamente in produzione. E la traccia era stata fatta con una logica simile alla serie elementare. Era una struttura che usava la luce come vibrazione. Un'altra tematica del suo progetto è quello di affrancare l'artigiano, il realizzatore, dall'alienazione di questo lavoro. Parlo della decorazione a mano. I progetti anche che ha fatto per Gabbianelli, che vediamo, hanno proprio questo tema della decorazione fatta a mano. Gabbianelli aveva un settore di decorato a mano, ma che in pratica consisteva nella realizzazione della decorazione di intere piscine, di locali di 200 metri quadrati, fatte allora per gli sceicchi del petrolio. Io mi sono posto il problema, nel decorato a mano, del dire facciamo delle piastrelle invece, che facciano parte di un catalogo, dove il problema fondamentale del lavoro artigiano è il costo del lavoro. Sono 3 dollari al minuto di lavoro operaio. Quindi i campioni di queste piastrelle, dove mi sono rimasti solo i campioni che avete visto e qui sono in mostra, sono stati fatti sempre con l'intendimento di realizzare un fiore con 2 pennellate. È impressionante, c'è una piastrella là in fondo dove ci sono delle piccole rose. Quella piastrella è stata realizzata in 15 secondi. Questo è l'obiettivo. È stato un totale fallimento commerciale. Grazie Renzo Mari.